l'abbiamo già detto, dobbiamo prendere il caffè. In realtà è come se lo prendessimo un po' con due persone questa mattina. Sì, sì, è vero, è come se facessimo un caffè nei ricordi, probabilmente. Spieghiamo subito. Allora, innanzitutto salutiamo la nostra ospite. Abbiamo con noi in collegamento telefonico Micaela Paparella, consigliera delegata per la valorizzazione del patrimonio storico e artistico della città di Bari. Buongiorno, bentrovata. Buongiorno a tutti. E allora, chi ci segue quotidianamente già ricorderà che abbiamo già preso un caffè con Micaela Paparella e difatti oggi non parleremo di lei. Consigliera, a lei oggi un arduo compito, quello di parlare per un'altra persona che non c'è più. Parliamo dell'artista scomparsa, l'artista di arte contemporanea famosa a livello internazionale, Chiara Fumai. Ieri la cerimonia di intitolazione dell'Area Verde in Piazza Eroi del Mare, era presente ovviamente anche lei. E noi abbiamo approfittato, consigliera, della sua competenza, del fatto che ha conosciuto l'artista, ha conosciuto i genitori, conosce le sue opere, per tornare a parlare di lei. Beh, Chiara Fumai è stata un'artista geniale, talentuosa, davvero una meteora dell'arte contemporanea. La sua attività artistica è durata praticamente 10 anni, mm-hmm. però è stata un'attività molto intensa. Soprattutto ha portato avanti con grande grinta, con grande energia, diciamo un messaggio particolare, quello della lotta all'antifemminismo, soprattutto in ambito artistico. Tra l'altro lo ha fatto in tempi non sospetti, consigliera, adesso magari ne parliamo un po' tutti, è uno dei temi al centro dei dibattiti. Chiara Fumai lo ha fatto quando ancora non lo faceva nessuno. Esattamente, esattamente, e ha saputo dar voce davvero a delle donne appartenenti ad epoche diverse, ma anche a contesti culturali, sociali, politici profondamente distanti, da Eusapia Paladino, che è stata una medium, di Minervino Murge, a Carla Lonzi, una scrittrice e critica d'arte, a Danny Jones, che è stata la donna barbuta, un fenomeno da baraccone. Erano tutte donne che avevano una necessità, un bisogno atavico di riscatto, e lei le ha interpretate come nessuno aveva fatto fino a quel momento, attraverso performance, attraverso la video art, quindi attraverso linguaggi profondamente innovativi. Ieri abbiamo parlato, consigliera, adesso stiamo cominciando a guardare qualche fotografia sia delle opere che dell'artista Chiara Fumai. Ieri dicevo la cerimonia di intitolazione dell'Area Verde. Lei ci ha tenuto, consigliera, più volte a specificare come per la prima volta ci sia stata a Bari l'intitolazione ad un'artista donna. Questo è l'avvio, speriamo, di una lunga serie. Sì, l'amministrazione locale appunto negli ultimi anni sta dando grande spazio alle donne, cercando di eliminare o di ridurre, insomma, il divario di genere esistente tra appunto tra le intitolazioni, quindi in ambito di toponomastica. Però appunto l'intitolazione di ieri è stata particolarmente significativa, perché di solito i luoghi pubblici vengono intitolati a donne appartenenti ad altri contesti, magari appunto scrittrici, professioniste. Chiara Fumai è stata la prima donna artista a cui la città di Bari ha dedicato uno spazio pubblico, quindi davvero un'intitolazione appunto particolare e significativa. Anche poi una maniera per sottolineare non soltanto come figura femminile, ma proprio come figura legata al mondo dell'arte, quanto poi si debba cercare di far crescere sempre di più il settore dell'arte, perché parlare di arte significa parlare proprio di una maniera di comunicare, di una maniera di far crescere anche lo stesso livello culturale della popolazione, lo stesso livello sociale di tutta quanta la popolazione. Beh, la consigliera Paparella si sta battendo proprio per questo da anni, vero? Sì, sì. Poi ieri c'era Milovan Farronato, uh-huh. che è stato il curatore del Padiglione Italia della Biennale di Venezia, la Biennale d'Arte naturalmente del 2019, dove Chiara è stata grande protagonista. Purtroppo non ha potuto vivere quel momento di gloria, perché insomma partecipare alla Biennale di Venezia, al Padiglione Italia, significa per un artista insomma essere riconosciuto a livello internazionale, e quindi purtroppo diciamo ha avuto questo riconoscimento quando era già scomparsa da 2 anni.
Ieri abbiamo parlato anche dell'archivio di Chiara Fumai insieme a questi personaggi del calibro internazionale che sono intervenuti alla cerimonia di intitolazione. Io vorrei che lei raccontasse ancora una volta questa storia che davvero è molto affascinante, quindi quella delle opere di Chiara Fumai, di come la mamma di Chiara Fumai li abbia lasciati, e tra l'altro lei avrà anche un ruolo in tutto questo, consigliera. Sì, davvero è stato un grande onore per me, appunto, aver ricevuto, insomma, l'incarico di presiedere l'archivio Chiara Fumai, perché appunto Chiara è scomparsa, ma sono scomparsi anche i suoi familiari. Mm-hmm. E dunque la mamma, per lascito testamentario, ha lasciato tutto il suo patrimonio artistico e culturale a due dei curatori che l'hanno seguita maggiormente, l'hanno portata, insomma, in giro per il mondo nei musei più prestigiosi. E dunque, per continuare a valorizzare il lavoro di Chiara Fumai, appunto, abbiamo deciso insieme di costituire questo archivio che porterà avanti appunto l'opera di Chiara, proponendo appunto la sua arte, le sue tematiche nei musei più importanti. Però la cosa appunto importante, la scelta forte, è stata quella di voler mantenere qui sul territorio, sul nostro territorio, questo patrimonio culturale, proprio per sottolineare, insomma, il legame con la città. Ovviamente la nostra speranza da Barese è quella di tornare a vedere le opere di Chiara Fumai magari nel Teatro Margherita. Sicuramente, insomma, non è un sogno, ma è un'ipotesi, insomma, a cui si sta pensando e sulla quale si sta lavorando. Un'ultima domanda, consigliera Paparella. Abbiamo parlato inizialmente delle opere di Chiara Fumai, del suo essere in qualche modo anticipatrice dei temi. Quanto è attuale ancora il suo pensiero? Io credo che sia assolutamente ancora molto contemporanea. Il suo linguaggio, anzi, adesso è percepito, diciamo, in maniera anche più diffusa. Qualche anno fa, naturalmente, era una cosa totalmente innovativa e nuova. E però, appunto, con l'intensità e la forza con cui l'ha portato avanti, credo che rimarrà unica. E su questo ci fermiamo, consigliera. Ovviamente noi non possiamo che ringraziarla, grazie mille per essere stata con noi anche questa mattina. Grazie, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata a tutte e a tutti.